Ho voluto fare un'operazione che ha diverse valenze, un po' anche per riparlare del balletto che a volte è poco sostenuto dalle istituzioni. E allora magari spostando un balletto di questa importanza in un luogo anomalo, forse probabilmente può suscitare qualche interesse anche e quindi per dare una mano, là come si può, in tempi poi di ristrettezze come questi. E poi ripeto, per me è un sogno che si avvera, perché grazie a una più che collaborazione di Simona Marchini, che è una grandissima amica e grandissima attrice, ma poi soprattutto una grande esperta, cosa che io non sono, di balletto, che ha reso possibile la realizzazione di questo mio sogno, cioè fare contemporaneamente l'opera in prosa e l'opera in balletto.